Bene, allora, scopo di questo video è quello di farvi vedere l'inpainting con Comfy UI. L'inpainting è un metodo che permette di riuscire a ottenere praticamente un'immagine con delle porzioni segmentate. In questo caso noi abbiamo cercato di ottenere una bottiglia con una galassia dentro e poi comunque un basket, un cestino di frutta. Però lui, il modello, non ha capito la galassia dentro la bottiglia e quindi ha fatto tutto un miscuglio, no? E quindi vi farò vedere come se faremo a ottenere ciò. Ora, noi partiamo dal nostro Comfy UI, questo, dove stavo facendo quelle cose, partiamo dal Comfy UI vuoto. E prendiamo praticamente la nostra immagine, quindi facciamo semplicemente un trascinamento della Comfy UI, ok, dovrebbe essere questa, la trasciniamo dentro la lavagna, come dico, perché il workflow, vedete che viene trascinato dentro, e quindi si viene trascinati tutti i numeri, il seed, eccetera. E quindi io a questo punto io posso anche produrre con il test, quindi una galassia in una bottiglia. Vedete che gli ho scritto una galassia in una bottiglia e alla destra un cestello con della frutta sul tavolo. Ora non mi ha fatto esattamente quello che gli ho chiesto, però se facciamo Q, quindi se facciamo eseguire praticamente questa cosa, lui praticamente vedete che esegue. Ok, una cosa leggermente diversa da quella che mi aspetto, ma comunque il concetto è che non ha fatto la galassia. Ora, come facciamo in questi casi a ottenere la galassia? Ora, qui nella foto che vi metterò c'è anche questo pezzo che... Ah sì, perché la fa partendo da laggiù. No, c'è anche un pezzo che permette di fare l'inpainting. Quindi, come facciamo per fare l'inpainting? Semplicemente prendiamo la nostra foto, facciamo copy dell'immagine, la andiamo in questo load image e facciamo incolla. E quindi l'immagine è stata spostata dentro l'inpainting. E quindi a questo punto qua dentro possiamo farci una maschera di inpainting, Open in Mask Editor. E noi possiamo, magari un pochino più piccolo il coso, possiamo praticamente dire che dentro questa bottiglia qua, quindi praticamente facciamo una mascheratura che permette praticamente di dire che dentro questa cosa qua ci vogliamo effettivamente una galassia, no? Magari possiamo anche leggermente uscire, leggermente, non è importante, tanto lui più o meno cerca di ricostruirla, no? Facciamo save to node, quindi vedete che abbiamo tutta questa zona rifatta e semplicemente invece di usare un'immagine vuota, questa, ci mettiamo questa immagine mascherata come latent image qua. E a questo punto, non so, si potrebbe tentare di ripetere il prompt precedente e vedere se a questo punto la galassia riesce a farla, ma visto che ci sono dei riferimenti sulla frutta, probabilmente cercherà di riotterrà una cosa simile. Quindi se noi facciamo un Q prompt, mi immagino che dentro vedete che c'è scritto praticamente, ha fatto l'inpainting, ma non ha capito bene cosa fare, quindi bisogna cambiargli il prompt e diciamo a Galaxy in a bot, quindi mettiamo un prompt molto più semplice e vediamo se per caso facendo il Q prompt ce lo vedete che lui in qualche modo, ok, ha ottenuto una galassia, però noi facciamo a Purple Galaxy. Purple Galaxy in a bot, lo facciamo in un... Ecco, vedete che ha fatto effettivamente la nostra galassia porpora, quella famosa dentro la porpora, dentro la parte in cui gli abbiamo detto di scrivere. Questo è tutto, nel senso che
L'inpainting è fondamentale per Stable Diffusion perché Stable Diffusion è un calcolatore di concetti, ma li mette tutti assieme, no? Cioè non è in grado di separarli. Quindi siamo solo noi che possiamo indicare una zona dell'immagine e di creare un qualche cosa dentro quella zona di immagine e cercare di fare in modo tale, vedete adesso ho conservato ancora il giallo che sta attorno, però noi possiamo, per dire, evitare quel giallo lì andando dunque, tasto destro, abbiamo Open Maskator e se noi gli possiamo togliere tutta questa zona blu, cioè quindi in questo caso perde un po' la forma della bottiglia, ma dovrebbe ricostruirla in qualche modo. E quindi facciamo Save to Node e poi a questo punto, sì, abbiamo ancora quel giallo sopra, quindi facciamo Open Mask Editor e togliamo anche questo pezzo qua. Quindi a questo punto se noi facciamo il Q prompt, praticamente gli diamo la possibilità di rifare la bottiglia da capo. E quindi, come vedete, adesso, a seconda di come viene fatta e di come viene, riesce a ottenere un effetto più o meno realistico. Prima è riuscito a ottenere un effetto molto più realistico con un'immagine precedente, vedete che avevo partito da questa ed ero arrivato praticamente a coprire esattamente la galassia. Era leggermente diverso prima, quindi avevo potuto fare un painting migliore. Quindi, questo è un esempio di risultato che potete ottenere con l'inpainting. Ora, la cosa interessantissima è che appunto man mano che vedete i vari disegni potete correggerli, no? Oppure rifarli, no? Semplicemente prendendo, facendo copia di questo e incolla dentro il nodo di load image. Quindi se noi facciamo Q prompt adesso, magari la seconda volta viene fatta, ecco, un pochino meglio. Cioè non è proprio, adesso ho fatto in modo tale che incrementa ogni volta, ok. Tenuto, facciamo. Quindi ricordate sempre che bisogna fare sempre un pochino di tentativi. Nel caso che abbiate fatto troppo, come in questo caso, o cambiate, cioè, cercate di fare un impainting leggermente diverso, oppure partite con un'immagine di partenza diversa. E quindi questo è tutto per l'impainting con Confi UI, fatto con l'immagine che vi metterò nel post o nel video YouTube.